No, mi comunicano che per una improvvisa agitazione dei redattori del GG1, il GG1 stesso andrà in onda stasera in veste ridotta. Estero, il presidente. Una scossa del quinto grado. Interni, il ministro delle partecipazioni statali ha dichiarato che Spo. Ah no, dici che Spo. Sport è corto, si può dire, sport. Basta. Previsione del tempo. Foschia, nebbia, Valpadana, mare agitati, mossi, tutto mosso. Punto. Mi comunicano che è finito lo sciopero. E allora il GG1 può andare in onda di nuovo in veste e in edizione normale. Tornati nella normalità, andiamo a vedere. Finanze. Dopo il noto venerdì nero della lira, il governo ha deciso di istituire i seguenti colori per gli altri giorni della settimana. Lunedì blu scuro, martedì giallo, mercoledì fucsia, giovedì marron, venerdì il già detto nero della lira e sabato trippa. E vediamo ora un servizio del nostro inviato sull'America Latina. Dicono che sta per andare in onda, qualche attimo di pazienza. Adesso va in onda il servizio sull'America Latina. Simo, sta per andare in onda, è questione di attimi, sull'America Latina. L'America Latina, come sapete, è l'America del Sud, sì, l'America del Sud, per distinguerla dall'America del Nord, altrimenti detta USA. USA. Ci provo, altrimenti detta USA. Adesso verrebbe in mente una battuta, ma non credo che sia questo il momento. No, no, si dice che l'America del Nord usa quella del Sud. Sì, ho capito. E allora vi eccede allora? Scusa. No, scusate, adesso va sicuramente in onda. È un momentino so. Oltre all'America Latina, che è quella del Sud, c'è anche l'America Centrale. Oltre a quella del nord, cioè fra quella del nord e quella del sud, è ovvio che c'è quella centrale, dove quanto a canzoni, per carità. Singolare incidente sulla strada tra Capran e Crestrutri. Singolare incidente sulla strada fra Capran e Crestrutri, tra Capransis e Crestrutri. Un singolare incidente è successo fra Capran e Crestrutri. Poteva capitare da un'altra parte, insomma. Un autotreno pratico di Capre, proveniente da Coso, giunto nei pressi di Sutri, si è scontrato, è andato a sbattere. Contro un altro treno, targato Trentro, e te pareva, targato Trentro, 30 contrusi tra Trapre, tra autotrenisti, su per giù, insomma, ecco. E adesso finalmente sta per arrivare un servizio da Parigi, prego. Sta per partire il servizio, eccolo là. Sta per partire il servizio, quello di Parigi, se no mandatene un altro, e non ce ne avete altri. E io mo, che gli dico a questi? Ma fra poco parte, benissimo, fra poco parte, non vi preoccupate, il servizio da Parigi. Sta per servire il partizio da Parigi, 1, 2, 3, no. Il servizio da Parigi non parte,
Che devo fare? Mi devo mettere a piangere? Subito? Mi devo mettere a piangere subito? Vado a finire su Blob io? Va bene, d'accordo? Io mi fido, eh? Mi hanno giurato sui loro figli che sta per partire il servizio da Parigi. Eccolo là. Il servizio da Parigi. Gran bella città Parigi. E la... Oui. Parte, eh? Città a Parigi ci sono tante le strade. Beh, Parigi è piena di... Io mi ricordo... Beh, Parigi... Che c'è? A Parigi c'è, per esempio, c'è il Tevere che là... Che là si chiama Senna. Niente, eh? Ah, vabbè, allora, piace te, piace. Scusa, io non so di altro, mi racconto.